Benvenuti al mio canale, sono Nick Micosta e oggi stiamo vedendo una cosa nuova. Abbiamo preso per la prima volta un camper in noleggio. Vediamo com'è. Siamo qui con Suren. Qui sotto c'è il nostro cagnolino. Un salutino. Andiamo a vedere di qua chi c'è. Guardiamo pure il camper. C'è l'altro animaletto nostro, eccolo lì, la belva. Yellow, yellow. Piccolo che sta con noi, e proprio per questo abbiamo preso il camper. Questo è il nostro camperino che abbiamo preso, un po' di soppalco. Abbiamo tutti i kite, infatti stiamo andando in Puglia, il nostro tragitto è per la Puglia, quindi abbiamo kite, wing da questa parte a fare un po' di sport. Qui abbiamo il cucinino, poi vi faccio vedere il camper nell'assieme, bagnetto. Ok, armadietto. E l'armadietto. Chiudiamolo. Il bagnetto e lo scendiamo e vi faccio vedere il camper all'esterno. Eccolo qui. Abbiamo preso questo camper. McLuhis. C'è il poggiabici, è la prima esperienza che abbiamo. È la Suren che porta il cagnolino a spasso, 210, quindi è piccolino come forma. Dobbiamo vedere solo come si comporta. Per ora già siamo a buon tragitto, siamo quasi arrivati a Foggia da Napoli. Il navigatore patata, dove ci sta portando? Sta patatina, dove ci sta portando? Fai ciao, fai ciao. Abbiamo finito di pulire. Ah, finalmente arrivati, appena arrivati al mare. Eccolo qui. No, eccolo qui, non si vede. Ora scendiamo un attimo così vi faccio vedere il mare. Finalmente ci siamo fatti un tot di chilometri. Bacetto bacetto. Ok, scendiamo un attimo. Eccoli qua, giornata estenuante, proprio un po' di traffico e quant'altro con il camper al centro dei paesini, un po' di problemi di manovre. Abbiamo deciso di prendere questo parcheggio bello grosso e andare a mangiare ad Ostuni, perché purtroppo in altri luoghi quando si è stretti non si può col camper. Vabbè, ci andiamo a mangiare. Buongiorno, niente di organizzato, tutto disordinato. Apri, apri, ecco qua la nostra patatina. Allora, oggi prima giornata di camper, com'è andata la notte? Eh? Com'è andata la notte? Bene, dormito? Bene, sì, sta bene, quindi dorme bene. Forse un po' di fresco, ma non abbiamo acceso niente, ne manco la stufa, anche se è ottobre, però non fa freddo. E niente, ora scendiamo a fare colazione. Allora, mentre facciamo colazione, eccola lì, sta scendendo, speriamo che non butta giù la telecamera. Mentre facciamo colazione, diciamo la serata è andata bene, come stavo dicendo prima. Si dorme bene, piccola colazione. Oggi il programma è quello di andare di nuovamente a Elguna in spiaggia, vedere se si può fare un po' di attività sportiva o kite o wing, così butto a mare pure lei, sperando, è morto a mare, ci vuole.
Eccolo qua, ritornati a Laguna Beach. Vediamo un po' se si riesce a vedere. No, non si vede, ora scendiamo. Mattina è bello, freschetto, ma bello. Ok, buongiorno, buongiorno. Oggi è il terzo giorno, è sabato. Stasera consegniamo il camper. Mi raccomando, se seguite fino alla fine, vi darò tutti i miei ragguagli in merito a come mi sono trovato, tutte le situazioni che potevano essere ok, le altre che invece erano negative, dove bisogna correggere il tiro. E questo camper, quello che mi è sembrato per quanto riguarda me e la mia condizione. Allora, qui abbiamo Yellow che oggi non è uscita, pochino pochino. Abbiamo dato un po' un ordine alla meglio perché non abbiamo il gavone, quindi è un caos. Infatti tutta la roba Wing, visto che dismettiamo il letto, l'abbiamo messa su. E altro problema che poi vi dirò in dettaglio dopo, nelle conclusioni, al fine del video, è questo del bagno. Oggi è finita l'acqua, ieri proprio. E niente, e qui abbiamo ancora la sabbia e quindi ci dobbiamo gestire. Ieri siamo ritornati da Alguna, siamo arrivati qui a Monopoli, ora andiamo a visitare un pochino il paesino, una cosa veloce, vi farò vedere il tutto, lasciamo il camper e ci aggiorniamo a dopo.
Eccoci qua, benvenuti alle conclusioni camper. Abbiamo perso un po' di tempo per arrivare a queste conclusioni perché purtroppo io ho avuto un po' da fare, poi è venuto il freddo all'improvviso, quindi ci ritroviamo con delle conclusioni post estive. Allora, com'è andato il camper? Come l'hai trovato? Bello. Bello? Sì. Quindi che cosa consigliamo come neofiti per quanto riguarda una persona che vuole prendere il camper? Quello di noleggiarlo e non di prenderlo subito, ma di valutare su vari noleggi. Infatti noi abbiamo preso questo camper la prima volta, poi abbiamo noleggiato un'altra volta e abbiamo trovato una quadra. Diciamo un attimino i difetti che noi ci siamo trovati ad affrontare. Gli spazi, l'acqua e il WC. Gli spazi perché? Perché che è successo? Bisogna essere organizzati. Ordinati, organizzati. Perché che abbiamo fatto? Un macello, non si sapeva dove mettere la roba e abbiamo messo tutto sul letto, come si è visto dal video, è stato un casino, vero, pure per i vestiti e quant'altro. Invece le poi borse, gli animali, cioè in generale un po' tutto. Il bagno, perché lì comunque va svuotato ogni due giorni come minimo, e se no ci sono gli odori un po' in giro. E poi l'acqua. E poi l'acqua perché? Perché abbiamo bisogno di fare la doccia. Non una doccia, varie docce, qui c'è parecchio da lavare, insomma. Poi abbiamo le bestioline che dobbiamo curare, lì abbiamo una delle due bestioline, l'altra l'abbiamo lasciata a casa, non ce la potevamo portare perché c'è polazzo dappertutto. E che volevo dire? Ah, poi la cosa importante è la grandezza, perché ovviamente le manovre in città non si capisce, la prima cosa, non bisogna entrare nelle città e nei paesini, cosa che abbiamo sbagliato, infatti lo diciamo proprio per da neofiti, siamo entrati nel groviglio. È una città con le strade molto strette e non ne siamo usciti quasi più. Comunque, a prescindere da questo, vi consigliamo ovviamente di lasciare il camper fuori città, questa è la cosa principale, trovare un parcheggio e poi entrare o con una bicicletta elettrica, se avete una bicicletta elettrica, oppure se avete un monopattino, qualsiasi cosa che vi permette lo spostamento. Per il resto, che dire, è un'avventura che è stata bella, ci è piaciuta, quindi che faremo? Continueremo ad usare il camper. Ma andremo alla ricerca del nostro camper, e questo è importante, cercheremo il nostro camper, adeguato alle nostre circostanze, quindi gavone grosso perché facciamo sport, dobbiamo mettere tutto, le cose sue, le cose mie, è vero? Le cose degli animali. Le cose degli animali, quindi diciamo che cercheremo qualcosa che ci permetterà e sarà adeguata alla nostra situazione, ovviamente in base pure al prezzo. Ci vediamo presto per il prossimo appuntamento, sperando che abbiamo trovato quello che stiamo cercando.